sgarrare. A chi non piace sgarrare? C'è chi sgarra tutti i giorni, non lo consiglio. C'è chi fa la dieta e sgarra il weekend. Chi sgarra la domenica. La maggior parte delle persone, però, tende ad eccedere quando sgarra. Allora, qual è il modo giusto di sgarrare? Ve lo spiego io. Sgarrare non è sbagliato, anzi è importante ed è giusto. Primo, perché almeno ti togli qualche sfizio. Secondo, perché cambi gusti, se no mangiare sempre le solite cose, che palle. Terzo, perché ti permette di proseguire la tua dieta nel tempo senza stufarti. Ma c'è modo e modo di sgarrare. Allora, come gestire al meglio gli sgarri? Come prima cosa, vivete la vostra dieta durante la settimana con serenità. Non abbiate in testa sempre l'idea dello sgarro. Come seconda regola, non fate mai due pasti liberi di fila. Se a pranzo mangiate tanto in maniera eccessiva e molto calorica, allora la sera cercate di stare più leggeri, mi sembra logico. Terza cosa, non prendetevi mai un intero giorno o addirittura un intero weekend per sgarrare. Rischiereste di rovinare i risultati ottenuti con una settimana di dieta e di attività fisica regolare. Come quarto consiglio, ma non meno importante, se avete in programma nell'arco del mese delle cene di lavoro piuttosto che con amici, allora io vi consiglio, evitate piuttosto di sgarrare la settimana prima e quel pasto libero ve lo tenete per quel determinato evento.